Abbiamo già domenica scorsa riflettuto che in questa Quaresima dell'anno A ci vengono proposte le letture che sono adatte per i catecumeni adulti, per le persone grandi che chiedono il battesimo e all'inizio della Chiesa erano le letture che accompagnavano il catecumenato, ecco perché dicevamo sono letture un po' lunghe, perché era una catechesi sui segni che poi nella notte di Pasqua saranno attuali. E questa mattina, dopo che domenica scorsa abbiamo riflettuto sul segno dell'acqua, questa mattina l'altro segno è il segno della luce, la luce che è nella Chiesa simboleggiata dal cielo pasquale, ma anche poi e alla fine della celebrazione di ogni battesimo, dalla piccola luce che viene affidata ed è stata affidata ad ognuno di noi, accesa dal cielo pasquale che è Cristo. Questa pagina di Vangelo è come l'altra ricchissima. Volevo solamente sottolineare un aspetto che potrebbe essere letta questa pagina come un processo alla luce. Tutti quanti non hanno nessun problema che questo ragazzo, questo giovane sia cieco dalla nascita, questo uomo, dice il Vangelo di Giovanni. Nessuno se ne preoccupa, nemmeno i suoi genitori, nessuno si fa problema che questo uomo non veda. I problemi nascono quando questo uomo comincia a vedere. E c'è una specie di inchiesta, come mai, perché, che è successo? Il problema è vedere. E questo è un tratto importante in questa catechesi della luce che ci viene fatta da questo Vangelo. Perché vedere evidentemente è non solo qualcosa di fisico, ma questo uomo che era un mendicante, che non aveva nessuna autosufficienza, piano piano intanto è invitato a vedere se stesso. Va, alzati, vatti a lavare, cioè fa qualcosa, esci dalla tua situazione, non accoglierla, non accettarla come se fosse senza possibilità di cambiamento. E poi fa problema questo uomo perché vede di più degli altri, vede l'essenziale delle cose, vede Gesù e vede un profeta e poi vede il Messia. Vede di più. Ai farisei che lo accusano perché sta dicendo delle cose importanti a proposito di Gesù, dice: ma guardate, io non lo so tutte queste vostre discussioni, so solo che se non fosse da Dio non sarebbe stato capace di farmi rivedere. So solo che un nemico di Dio non può farmi del bene. Ecco, è vedere di più, che è vedere l'essenziale, no? Che è vedere oltre le apparenze, è vedere nella profondità delle cose, delle nostre vicende, delle nostre persone e nelle persone degli altri. Ecco, io penso che questa capacità di vedere di più fa sempre problema. Perché chi vede di più un po' dà fastidio. Chi vede di più, chi vede oltre la prospettiva normale delle cose, un po' di fastidio lo dà. Perché magari riesce a vedere dove c'è un'allegria falsa, vede la tristezza. Dove c'è l'arroganza, vede la debolezza. Dove c'è il pensiero dell'onnipotenza,
vede la fragilità. E questo dà fastidio. Però non è un vedere di più per giudicare, per essere migliori o sentirsi migliori degli altri. È un vedere di più per indicare la strada. E questo mi sembra che sia uno dei segni importanti, no? Di un battezzato. Noi discepoli di Gesù abbiamo questa capacità di vedere di più perché abbiamo la capacità di vedere in fondo a tutto, ad ogni esperienza, ad ogni situazione, la presenza di Dio, la cura di Dio, la misericordia di Dio. Anche in questi giorni che stiamo vivendo, noi siamo chiamati proprio ad indicare il sentiero luminoso, ad indicare la luce, a non permettere che ci si dimentichi della speranza. Anche in questi momenti in cui la fatica comincia a farsi strada nel nostro cuore, l'incertezza, l'ansia, perché questa cosa sembra che non debba finire mai, il discepolo di Gesù è quello che vede di più e crede che il Signore non smette di prendersi cura di noi, che il Signore non permetterà che siamo sconfitti, ma soprattutto vede nell'altro una persona da sostenere, da aiutare, da amare, insomma vedere di più. E vedere di più è andare oltre gli occhi, e lo dice la prima lettura. Il Signore non guarda a quello che normalmente noi guardiamo tutti i giorni, ma guarda oltre. Di questo guardare oltre noi abbiamo tanto, tanto bisogno, perché suppone attenzione, suppone preghiera, suppone fede. Tutte le cose di cui abbiamo bisogno in questi giorni. Ho bisogno di tanta preghiera, abbiamo bisogno di tanta fede per vedere di più. In questa situazione, Signore, facci vedere di più. E che il Signore ci ascolti e che noi ci sentiamo come discepoli Suoi in dovere di aiutare gli altri, soprattutto quelli che sono impauriti, che sono disorientati, che cominciano ad entrare in percorsi di depressione, di tristezza, di isolamento. Fa, o Signore, che noi siamo capaci con tutta la nostra fantasia ad aiutarli a vedere di più. Amen.